Basta poco per regalare una giornata speciale, per far godere della bellezza del territorio e in questo caso del mare di Crotone. Salpiamo con Omero è giunto alla sesta edizione, dopo 3 anni di stop causa pandemia, con un progetto dell'associazione Amici di Omero che fa conoscere le bellezze del nostro mare tramite l'udito alle persone ipovedenti. È stato permesso ed è stata, diciamo, realizzato grazie al sostegno indispensabile e alla predisposizione in senso solidaristico di alcuni soggetti operatori turistici crotonesi, il Lido La Ronde, il Lido Casarossa grazie alla disponibilità di Mario Tosto e il Lido Atlantis che hanno messo a disposizione i pedalò gratuitamente. L'iniziativa vede danni la collaborazione della Lega Navale di Crotone insieme al CONI, il patrocinio del Comune con il contributo della sezione di Crotone dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il sostegno di Confcommercio e l'aiuto da parte della Croce Rossa Italiana, sezione di Crotone. Siamo qui sulla spiaggia della Lega Navale di Crotone, dove potrete poi assistere ad una serie di attività, in cui l'associazione crede. Ad esempio c'è l'associazione Cani di Salvataggio, il cui rappresentante provinciale Giuseppe Berlingeri ha portato oggi 2 splendidi esemplari di Labrador che illustreranno le tecniche di salvataggio. Poi ci sono appunto altri amici che hanno collaborato in questa splendida iniziativa. E tra cui anche la Lega Navale Italiana. Sì, la Lega Navale Italiana di Crotone ogni anno si è prodigata per fare questa manifestazione, ma erano 2 anni circa, che non più di 2 anni forse, 3, che praticamente la pandemia ha fermato tutto, però adesso iniziamo e continueremo a rifarla per ogni anno con molta soddisfazione. Sappiamo con Omero, c'è sempre qualcuno che tende una mano, insomma, come il CONI. Ma è doveroso, la mission del CONI oltre a quella dello sport è proprio l'inclusione, il sociale, è uno sport per tutti, quindi siamo ben lieti che questi amici di Omero siano cresciuti, adesso cominciano a camminare con le loro gambe e organizzano da soli chiedendo a noi il supporto e quindi siamo ben lieti di essere qui e auguriamo a loro di crescere e vederli presto in altre attività sportive. Luigi, allora, questa edizione come la definiamo? Finalmente si torna. Cominciamo a organizzarla proprio come associazione Amici di Omero. Prima veniva organizzata dal CONI e dalla Lega Navale, ora siamo noi costituiti e quindi abbiamo voluto riprendere questo progetto qua. Quante persone fanno parte dell'associazione? Il numero dell'associazione è un numero ampio, diciamo su una 60-70. Secondo lei la città di Crotone cosa deve fare adesso per le persone ipovedenti o non vedenti? Tanto, tanto. C'è tanto da fare? Parecchio c'è da fare, perché noi siamo anche in una città un po' rispetto altrove, un po' chiusa come mentalità, ecco. Ci dobbiamo aprire più. Poi un'altra cosa come questo, noi stiamo tentando di fare delle attività proprio sportive come gli open day di showdown, baseball. Questa è un'esperienza del tutto inedita. Sì, grazie all'associazione di Omero, Amici di Omero, che ci hanno invitato questa stamattina per fare la socializzazione con i bambini e le persone ipovedenti. Diamo la possibilità di divertirsi con Mio e Bruce. Quindi Mio e Bruce diventano Amici di Omero. Certamente, noi siamo aperti a queste attività che ci fanno tanto piacere e sicuramente queste attività speriamo che si moltiplicano nei prossimi anni. Nel pomeriggio, sempre presso la Lega Navale, sono stati esposti i lavori di pittura e scultura realizzati dai soci nel corso dell'attività laboratoriale Colori al Buio, realizzato e curato dalla professoressa Anna Conforti, in un momento di aggregazione e riflessione, insieme anche al dottore Pietro Scandale, medico oculista. Cioè l'arte è comunicazione e espressione, ognuno in base alle proprie abilità si è espresso con i colori, anche non avendoli visti, cioè i colori associati a sensazioni, a suoni, quindi abbiamo lavorato in questo senso, sempre in un lavoro di gruppo che includeva appunto le diverse abilità.
E la professoressa Anna Conforti cosa porta a casa da questa esperienza? È un'esperienza formativa, perché è il mio mestiere quello di insegnare arte, di infondere il piacere dell'espressività, della creatività, della ricerca, no? dei colori, della manualità. Ecco, abbiamo anche lavorato in scultura, cioè non solo pittura, abbiamo realizzato anche degli oggetti di scultura. Io porto a casa una grande formazione che va ad aggiungersi a quella che è la mia di docente, in quanto appunto da ognuno di loro anche io ho imparato a esprimermi, o comunque ho apprezzato il loro modo di il modo espressivo di ognuno, ecco. L'associazione Gli Amici di Omero vuole darsi proprio da fare? Direi proprio di sì, si sono dati da fare tantissimo quest'anno anche nell'ambito canoro. Io infatti sono l'insegnante di canto dell'associazione Gli Amici di Omero e abbiamo fatto un bellissimo lavoro durante tutto l'anno. Abbiamo fatto esercizi di riscaldamento vocale, esercizi di stretching vocali, pilates, in modo tale da allenare anche la voce. Ed è stata una cosa bellissima perché abbiamo messo a confronto un problema che in genere si creano gli altri, ma che per noi non c'è, quindi la disabilità con la normalità. Io vorrei porre questa domanda conclusiva. Per le persone ipovedenti o cieche totale, questa associazione aiuta anche alla socializzazione e a non rimanere da soli in questa città, anche perché se c'è da lottare ci sono degli alleati? Posso dire assolutamente di sì, perché io sono appunto anche ipovedente e l'associazione Amici di Omero ci ha dato una grande possibilità di aggregazione, di socializzazione, soprattutto anche con questi corsi che si sono sviluppati durante l'anno, perché abbiamo formato un bellissimo gruppo e ognuno si sentiva a casa. Abbiamo già fatto la parte la mattina con la parte sportiva.